Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video calciomercato dopo un po' di giorni che ero messo un attimino male e dopo giorni comunque che non è accaduto niente, ottica mercato, niente di rilevante. Innanzitutto vi invito di lasciare un like al video e soprattutto di iscrivervi al canale che sarebbe fondamentale per poi poter fare le dirette live streaming. Bisogna arrivare almeno a 1000 iscritti, fatemi anche pubblicità con i vostri amici, mi raccomando, è importantissimo. Allora, dunque, le novità sono le seguenti, vi porto novità oggi su tre giocatori. Partiamo a parlare di Balotelli, andiamo a Dem e chiudiamo con le novità relative a Borja Valero. Allora, Balotelli a me risulta addirittura, confermo quello che diceva la Nazione di Cola oggi, cioè un pochino ho parlato con amici che conoscono bene anche il calciatore e insomma ho lavorato un attimino sulla vicenda, è tutto vero, la Fiorentina è vicinissima a prendere Balotelli, c'è già una mezza intesa sull'ingaggio fra Predella, agente del giocatore Minoraiola, è tutto pronto, il contratto potrebbe essere fatto domani mattina, cioè per domani mattina non è andata a caso, se no magari dopo sarete fuori le biciotte e dite domani mattina Balotelli firma, non sto dicendo questo, dico che il contratto per quanto riguarda l'intesa potrebbe essere fatto domani mattina e domani mattina potrebbero firmarlo. Qual è il problema? Il problema è che manca l'ok di commisso, ovvero comunque Balotelli si diminuirà un pochino il suo ingaggio perché tanto ha capito che anche Raiola ha capito che 4 milioni non li riprende più da nessuno, che la cifra prendeva a Marsiglia, però allo stesso tempo chiede comunque un ingaggio sempre abbastanza altino. Quindi cosa succede? Domani Predè è da commisso a New York per fare questo summit importante per capire qual è la disponibilità e capire bene anche qual è il monte ingaggi. Se il commesso darà l'ok all'operazione, allora chiuderanno e Balotelli sarà il nuovo giocatore della Fiorentina. In caso contrario dovrà saltare tutto, però insomma ci sono buone possibilità che l'operazione possa andare in porto. Poi per quanto riguarda invece Dem, è il nome più vicino in questo momento al centrocampo, è abbastanza costoso, però è un ottimo giocatore. E quindi la Fiorentina farà il possibile per provare a chiudere. E infine, per quanto riguarda Borja Valero, la Fiorentina è estremamente interessata. Il giocatore sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per venire a Firenze, però c'è un attimino da capire se l'Inter abbasserà la pretesa, perché già comunque la Fiorentina dovrà pagare un ingaggio abbastanza importante da un giocatore in là con l'età, e quindi sarà veramente molto difficile che paghi anche un corrispettivo all'Inter. Quindi si attenderà qualche altro giorno, se andrà verso la fine del mercato, magari verso la fine del mercato, se l'Inter vede che il giocatore gli rimane sul groppone, allora potrebbe cedere. Questo è tutto. Io, siccome in tantissimi mi chiedono anche di Lirola, un giocatore che tutti mi chiedono novità, per quanto riguarda Lirola, vedo non ci sono novità fino a che la Fiorentina non alzerà un po' l'offerta e Sassuolo non abbasserà un po' le pretese, è tutto in fase di stallo. Io vedo che Lirola comunque ha buone possibilità di venire a Firenze perché la volontà del calciatore nei giorni di oggi conta moltissimo, può sbloccare le trattative. E la volontà di Lola di venire a Firenze. Un saluto ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.